Argentina approvano risoluzione perché nella carta d'identità compaiano le firme di padri e di madri omoparentali. Gran Bretagna, la Chiesa Cattolica attacca il progetto di legge per l'approvazione del matrimonio omosessuale. Il nuovo governo di destra spagnolo Rajoy ha chiesto al Parlamento l'annullamento della legge del matrimonio omosessuale. L'arcivescovo di Oviedo ha chiesto dal suo pulpito che il voto sia contrario al matrimonio e affermando che non appartiene a nessun tipo di ideologia politica. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ratifica una sentenza storica che lotta contro le attitudini omofobe. A Pontifex piace Laura Pausini. Dopo il crollo che è successo a Reggio Calabria quando si montava il palco per il suo concerto è morto Armellini, il blog ha espresso il suo rammarico per questa cosa, a differenza delle altre volte che lo ha considerato una condanna divina. Inghilterra. Il primo ministro Cameron è molto coinvolto nel vertice sull'omofobia nel calcio. Kenya. Denix Nesia è candidato a presidente per il Kenya. A tan solo 26 anni, ex militante gay, si candida per la presidenza di quel paese. È consapevole che non si può essere presidente fino a 31 anni, ma pretende in questo modo dare visibilità agli omosessuali del Kenya. Ha inaugurato l'hotel Out in New York City nella città di New York. Il proprietario, gay, ha destinato il suo albergo esclusivamente al pubblico omosessuale, il primo nella città di New York. Dispone di 105 camere, delle quali soltanto 7 sono con letti separati. Australia, Matt Check-in è il primo giocatore di rugby australiano che confessa la sua omosessualità. Multa di 6.000 sterline ad un calciatore inglese per insulti omofobi su Twitter. Don't want no short man.